Grazie. Grazie per essere venuti. Oggi per noi è un giorno importante, molto importante. Cioè vediamo concretizzato un progetto, tanti sforzi, tante che forse qualche anno fa neanche si pensava più di poter arrivare a questo punto. Quindi la vostra presenza ci onora, ci fa piacere, ma soprattutto ci gratifica del lavoro che abbiamo fatto noi e soprattutto di quello che hanno fatto coloro i quali hanno avuto questa idea di restaurare questo palazzo. Io devo dire che non starò, sarò breve, cioè cercherò di essere breve perché tanto le parole servono un po'. Serve, probabilmente vedete che io sono emozionato, perché è vero, sono emozionato perché effettivamente sento questa cosa come il frutto di una grande fatica che tutti abbiamo fatto, perché le cose non vengono da sole. Questo palazzo è stato costruito è stato ristrutturato con molti sforzi da parte di tante persone, con molti soldi pubblici. Sono stati spesi 2.661.246,99 centesimi, ufficialmente. Poi credetemi che sono stati spesi anche un po' di più, anche personali, perché laddove alla fine non si arriva in certi posti, in qualche maniera bisogna arrivarci, e ci siamo arrivati. Questo è un antico palazzo nobiliare, detto Palazzo Stello, che qualcuno ha avuto la brillante idea di trasformare da un ludo decadente, in pericolo per la pubblica incolumità, in un palazzo che, come vedete, è uno splendore. Un'associazione che si chiama ASPES, che io non sapevo neanche esistesse, devo dire, che è l'Associazione Scientifica per il Pensiero Magico e Simbologia, nel 1988, insieme alla loro sindaco, che non mi ricordo neanche chi fosse, forse Capponi Luigi, forse, e pensò di fare un convegno. Questo convegno ebbe una grande risonanza a livello nazionale, e da cosa nasce cosa? Successivamente, poi nel 2004, poi nel 2006, insomma, sono stati fatti diversi convegni, per cui la cosa ha preso, in qualche maniera, ha preso corpo l'idea di fare un museo dedicato alla stregoneria. Però questo museo è nato in embrione, ed è tuttora ben costituito e ben gestito, dall'Associazione Turistica Pro Triora, che all'ingresso del paese c'è un museo etnografico della stregoneria. Qui invece qualcuno ha pensato che questo edificio potesse essere in qualche maniera trasformato in un museo da dedicare appunto alla stregoneria. Ecco che è nato il museo etnografico etnostorico della stregoneria che oggi vi sto presentando. Questo qualcuno è presente con noi, l'idea è venuta dal professor Nino Mantero, che ha avuto questa ispirazione, ha avuto questo coraggio, ci voleva del coraggio a quei tempi per portare avanti un progetto di questo tipo. Però da un'idea a arrivare poi alla conclusione, la strada è lunga. Praticamente i primi cantieri si sono aperti di questo palazzo, per la ristrutturazione di questo palazzo, il 20 gennaio del 2004, e sono durati per la sola sistemazione della parte statica dell'edificio, con il contributo di varie ditte, di molti ingegneri, di molti tecnici, fra cui io vedo presente l'ingegner Negro, l'ho visto da qualche parte, eccolo laggiù vicino all'ascensore, che è uno degli artefici, diciamo, della parte strutturale di questo palazzo, fino al 2009, con una prima tranche di lavori fatti dalla ditta Lanteri Olimpio, che non so se è presente qualcuno della ditta Lanteri Olimpio. Lanteri Olimpio è anche l'attuale presidente dell'ANCE, l'associazione costruttori della provincia di Imperia. Nel 2009 completato, diciamo, la parte strutturale, si procede alla ricostruzione di murature perimetrali con vista a pietra crollate, metà del quale
sono state rifatte, il rifacimento dei solai in cemento armato, ripristino della struttura e copertura in legna vista, insomma tutto quello che vedete, vista più fruito. Quindi con i soldi che avevamo siamo riusciti ad allestire un piano solo, il piano che poi andremo a inaugurare. Io quando sono arrivato a diventare, sono stato eletto sindaco nel 2012, il 6 maggio del 2012, ero da un punto di vista amministrativo vergine, non avevo mai fatto nulla che riguardasse la pubblica amministrazione. Sapevo che mi sarebbero aspettate lunghe e dolorose giornate e fatiche. Certo, alla fine mi rendo conto che le cose pubbliche sono abbastanza difficili da portare a compimento e soprattutto per arrivare alla fine ci vuole molto, molto lavoro e molta fatica. E soprattutto ci deve essere qualcuno che tira la carretta, e devo dire che non io ho tirato la mia parte, ma molti della nostra amministrazione ci siamo dati da fare, perché altrimenti non saremmo potuti arrivare a questo punto. Ringrazio quindi quelli che hanno reso possibile questa cosa. Saluto Sua Eccellenza il Prefetto, saluto il professor Nino Lanteri, il sindaco emerito Lorenzo Lanteri. Noi avevamo scritto favorire il recupero del centro storico del paese ultimando i lavori di Palazzo Stella. Comunque chiudere il cantiere, perché c'era una gru che stava rovinando il panorama di tutto il palazzo. E quindi questo, diciamo che almeno a questo punto l'abbiamo portato a buon compimento.